Ringrazio Bettini per l'invito e credo, segno dei tempi, l'invito che arriva dalla lettura di libri e non da militanza politica vivace e comune giorno per giorno, per capirci. Segno dei tempi, non di condivisione, di quello che dice ragionare intorno alla ricerca di un pensiero autonomo. Seguirò Fausto sia nel pessimismo radicale che nell'invocazione di Benjamin di organizzare il pessimismo, che mi pare il punto più difficile di questo nostro incontro. Facile seguirlo nel pessimismo radicale, avendo ultimamente, seguendo la crisi del soggetto, la crisi della politica, fatto un elogio della depressione, cercando di rovesciare nel suo opposto, banalmente, per non dirla con la filosofia di Agamben, nel dire che siamo in una situazione in cui bisogna urlare depressi di tutto il mondo unitevi. E mi pare drammaticamente un rovesciamento drammatico della nostra storia da alcuni punti di vista. E sono d'accordo anche sulle tre lunghe derive che lui ci ha indicato: declino del conflitto, decrescita della democrazia, crescita della democrazia autoritaria. Parto dal conflitto, dicendo in maniera molto telegrafica che nell'attraversamento della crisi dobbiamo interrogarci se siamo di fronte a un attraversamento o a una metamorfosi, se la politica deve indicare strategie di adattamento o di conflitto. Mi pare una questione aperta, con il peso che questa parola ha ancora. E se parto dalla nostra situazione, dal nostro spazio di posizione, sto parlando dell'Italia, e guardo al conflitto, cioè a coloro che si sottraggono, per dirla sempre con la gamba, alla retorica degli ottimati. Beh, noi abbiamo sulla sponda sud del nostro paese una dimensione drammatica di transizione, sto parlando della Tunisia, Marocco, Egitto. Se andiamo in Spagna, chi si sottrae sono gli indignati. Poi abbiamo la rivolta dei ghetti, il luddismo dei ghetti nella liberista, iperliberista Inghilterra. Abbiamo le banlieue in Francia. Abbiamo i paesi dell'est, giovani che banalmente ti raccontano che tutto ciò che gli dicevano sul comunismo era falso, ma che purtroppo ciò che gli raccontavano del capitalismo era vero. Questi sono quelle nebulose che cercano di sottrarsi, molto nebulose. E noi siamo in mezzo con alcuni dati drammatici: lavoro e disoccupazione giovanile, Germania 8%, Italia 29%, Tunisia 30%. Dati non comparabili per il livello demografico, ma drammaticamente danno il quadro della situazione.